Ciao amici Value Investor, sono appena usciti i dati sulle auto prodotte e consegnate da Tesla nel Q1 ed è stato il trimestre record per Tesla per le consegne. E per quanto riguarda le stime degli analisti su queste consegne, diciamo che siamo più o meno in linea, nel senso che la forbice delle consegne stimate andava da un minimo di 410.000 unità ad un massimo di circa 450.000, con una media di 432.000. Tesla ne ha consegnate 422.000, quindi sotto la media, ma ancora comunque all'interno del range di previsioni. Ma vediamo se è tutto oro quello che luccica e analizziamo meglio questi dati. A prescindere dai valori assoluti, che sono sicuramente ottimi, con un più 36% di consegne rispetto al Q1 2022, quindi niente da dire. La strategia di Tesla però per quanto riguarda la riduzione dell'inventario ha fallito miseramente, cioè verso la fine del 2022 Tesla ha visto il suo inventario salire alle stelle. Prima si è preoccupata, ha iniziato a tagliare un po' i prezzi per cercare di farlo scendere, ma l'inventario ha continuato a salire comunque, quindi ha iniziato a farsela sotto sul serio e hanno tagliato in maniera super aggressiva i prezzi al punto di scatenare una vera e propria price war nel settore. Direte, beh, però almeno avranno ridotto l'inventario adesso, no? No, per niente, è aumentato ancora di più, anche nel Q1, nonostante il sanguinoso taglio dei prezzi. E non è che l'inventario sia cresciuto rispetto al trimestre precedente di oltre il 30%, perché le vendite sono cresciute più del 30%. No, le vendite rispetto al trimestre precedente sono cresciute solo del 4%. Per me questo è un dato preoccupante, poi ognuno la può interpretare come vuole lui. Per me però significa domanda debole e soprattutto ulteriori tagli dei prezzi nei prossimi mesi, perché altrimenti questo inventario arriva sulla luna. E ulteriori tagli in aggiunta a quelli che ci sono già stati, io non so cosa comporterà questo a livello di margini. E la cosa più preoccupante ancora è che ci sono modelli premium di Tesla che sono morti. La Model X e la Model S, nonostante il taglio dei prezzi, hanno visto le consegne crollare del 27%. Per farvi capire come siamo messi male, Tesla ha consegnato solo la metà delle Model X e S prodotte nel Q1 2023. La metà! E mi viene da dire grazie, io se avessi $100.000 da spendere in un'auto non comprerei un brand che sta facendo la guerra alle Kia e alle Volkswagen. Ed è quello che dicevo in questo video, dove molti non erano d'accordo, dove dicevo che Musk stava ammazzando il brand Tesla e se avesse continuato ad abbassare i prezzi non sarebbe più riuscito a vendere le vetture premium, con le relative conseguenze sui margini. E così sta andando. Il fatto poi che ha prodotto il doppio di quello che si è poi venduto mi fa anche pensare che nemmeno Tesla si aspettasse andassero così male. E questo è un bel problema. E visto che l'inventario si sta riempendo di queste Model S e X invendute, per forza nei prossimi mesi dovrai tagliare ancora in modo importante i prezzi su questi modelli. Ma la cosa che fa un po' ridere o piangere, vedete voi, è che Musk ha cambiato improvvisamente le carte in tavola. Prima ha sedotto gli investitori dicendo che avrebbero aumentato le consegne, deliveries, diceva, ad un tasso del 50%. Ora ha capito di avere la sparata grossa, vabbè che già lo sapeva quando l'ha detto la prima volta, e la promessa si è trasformata in un 50% non delle consegne ma della produzione. Cioè dice, faccio come per Model X e S. A me che mi frega, io aumento la produzione del 50% così quei coglioni degli investitori sono contenti. Poi, se si vendono o no queste macchine, mica è un problema mio, sono dettagli, oh, il nostro lavoro non è mica vendere macchine. E per finire, non ha dato nemmeno un dato sulle consegne dei semi-trucks, la cui vendita è iniziata qualche mese fa, se non sbaglio a dicembre addirittura. E questo non è positivo per niente proprio. Allora, aspettiamo la trimestrale per vedere come andranno le revenue, ma soprattutto i margini e direi anche il free cash flow, visto tutto questo inventario. E ricordiamoci una cosa, dato eccezionale sicuramente quello del più 36% di consegne anno su anno in valore assoluto. Non ci sono dubbi, ma dobbiamo guardarlo anche in valore relativo, anzi soprattutto in valore relativo, perché siamo investitori, cioè Tesla
ha ad esempio un PE di oltre 50. Dobbiamo capire se la crescita degli utili sarà sufficiente a giustificare un PE così elevato. Non sarà facile, secondo me. Pensate che BYD ha raddoppiato le consegne rispetto all'anno precedente, sia a febbraio che a marzo, e a multipli molto più bassi di quelli di Tesla. In ogni caso, credo che il prezzo di Tesla aumenterà a breve, perché quando un'azione è in hype, se ci sono cattive notizie, si ignorano e quelle buone sono il pretesto per continuare il rally. Quindi per me Tesla può anche arrivare a $250-300 prossimamente. Cioè, shortare Tesla o anche aziende come Nvidia è da pazzi in questo momento, secondo me. Però fate le vostre considerazioni, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi dati su Tesla. Un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.